Io lo voglio ringraziare perché con la Presidente von der Leyen ero appunto nei primi giorni in cui questo disastro è accaduto al G7 a Hiroshima in Giappone e da subito lei ha mostrato la sua attenzione e la sua solidarietà, come hanno fatto anche gli altri leader. Voglio anche ringraziare i tanti capi di Stato e di Governo che in questi giorni hanno scritto offrendo la loro solidarietà, la loro disponibilità. E questa solidarietà si è anche già dimostrata dal fatto che è stato attivato il meccanismo europeo di protezione civile. Voglio ringraziare ovviamente Fabrizio Curcio, la protezione civile, hanno già offerto la loro disponibilità 9 stati membri e quindi ci sono già segnali molto concreti di solidarietà dal punto di vista europeo. Quando io sono venuta qui la scorsa domenica, la cosa che mi ha colpito di più, oltre ovviamente alla dimensione della devastazione, è stata la reazione della gente. Qui troverai un popolo molto orgoglioso, che si è già rimboccato le maniche, che è già al lavoro per ricostruire, sta già ricostruendo, che non si è abbattuto, che non si rassegna. E questo, come ho già detto in un'altra occasione, mette tutti noi di fronte alla responsabilità di fare del nostro meglio per essere alla loro altezza.